Salve a tutti, questo è il quinto appuntamento del nostro progetto Ripartiamo Insieme e oggi ho l'onore e il piacere di avere con me, si fa per dire qui con me perché appunto siamo a debita distanza e rispettosi delle regole, una coppia di amici, quelli con la maiuscola, Giovanni e Valentina. Innanzitutto grazie per aver deciso di prendere parte a questo progetto e vi chiederei come state. Grazie a te. Ciao ciao, ciao caro. Come stiamo? Stiamo bene, dai. Siamo 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 sopravvissuti. sopravvissuti. Stiamo sopravvivendo. Stiamo sopravvivendo. È stata un pochino dura all'inizio perché noi, come sai, non avendo il giardino, siamo stati un tantino reclusi. E abbiamo fatto la scelta di stare in casa entrambi, quindi in realtà, dai, da quel punto di vista ce la siamo cavata. Solo uno dei due, quindi Giovanni usciva e andava a fare la spesa. Io onestamente Se non la sono Vale mai non ha uscita. messo il naso fuori dalla porta per due No, mesi no, praticamente. un mese e mezzo, dai, un mese e mezzo. Poi gli ultimi 15 giorni abbiamo iniziato un po' a uscire qua sotto anche con i bimbi. C'era onestamente un po' di timore, c'è ancora. C'è tuttora. Adesso abbiamo deciso visto che insomma si può, di allargare un po' il giro e quindi di fare delle passeggiate un pochino più lunghe. Un po' di timore c'è, ci sono due aspetti. Uno è il fatto che quando hai bimbi comunque devi trasmetterli senza impaurirli. E quindi quello che tu mostri magari è una parte, no? Perché non devi, secondo noi, perlomeno non devi far passare il messaggio. Non toccare, non fare, perché per loro è complicato da gestire, mentre per te è facile, Sì. perlomeno per te è capibile, per i bimbi è molto più complicato dirgli non toccare la palla, non toccare questo, non toccare quest'altro. Vanno a giocare proprio. Infatti, stavi proprio introducendo la domanda che poi ti volevo fare. Scusa se ti ho interrotto, ma perché ho scelto di intervistarvi? Ho scelto di intervistarvi perché avrei bisogno del punto di vista di una famiglia tipo, di famiglia tipo nel senso una coppia di adulti con due bambini. E voi avete due bambini, Un Jacopo. adulto e tre bambini. Jacopo. Di 9 anni e Martino che ha appena compiuto un Madonna. anno. Una famiglia, tra l'altro, cui piace molto viaggiare e perché no mangiare anche fuori al ristorante. Ed ecco perché per Solo al via ristorante. solo al ristorante. Prima solo al ristorante. La cuoca dice solo al ristorante. Proprio per via del Covid-19, che è una delle, diciamo, prime cause di contagio, è il rapporto ravvicinato, tra le persone, non abbiamo avuto la possibilità di uscire per circa 2 mesi, no? Salvo che per necessità primarie. E l'idea, di, diciamo, aver riacquistato una certa libertà, che sensazioni vi suscita? Mamma mia, È una bella domanda. una gran boccata d'aria, una grande boccata d'aria proprio. Mi ricorda il tempo in cui ho fatto l'intervento ai turbinati, che quando mi hanno tolto i tamponi, mi è entrata tanto di quell'aria dentro, ti giuro che mi si è gonfiato il petto. E questa più o meno è stata la stessa cosa dal mio punto di vista, con loro poi soprattutto. Quindi con i bimbi avere la possibilità di uscire e passeggiare senza limiti. Quindi considera che negli ultimi 15 giorni avrò fatto boh, 50, avrò fatto una mezza maratona, credo, Però nei 200 metri intorno casa. Quindi giravo il palazzo, boh, l'avrò girato 8.000 volte. diciamo che da una parte abbiamo chiaramente siamo contenti, dall'altra, però, anche senza dircelo, abbiamo mantenuto in realtà tanti aspetti di prima, nel senso che non è che abbiamo preso la macchina e siamo andati all'interno della regione perché si può andare all'interno della regione, capito? Quindi sì, chiaramente la nostra passeggiata si è allungata perché effettivamente 200 metri sotto casa nostra è proprio, non ci sono giardini, non c'è verde, non c'è niente, perché comunque stando lungo il corso è veramente risicata la cosa, però non abbiamo fatto niente di più. Quindi anche prendere il cibo da sporto è stata Quindi una. l'abbiamo preso. L'abbiamo preso una volta. L'abbiamo preso una volta per festeggiare il compleanno di Marti. Alla sera abbiamo preso Che una era già il pizza. 2 maggio. Sì, era il 2 maggio e quindi prima non l'abbiamo mai preso. Quindi
quindi anche se magari non ci possiamo dire esattamente degli impauriti, no, tra virgolette, da questa situazione, però alla fine abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare, anche il contatto con i parenti non li abbiamo cercati, non li abbiamo visti solo da lontano, quindi sì, è vero, siamo usciti, stiamo meglio, però onestamente abbiamo visto che, perlomeno da come vedo le immagini di tante persone, noi l'abbiamo tenuta molto, molto stretta ancora, sì. Secondo me, dal nostro punto di vista perlomeno. Con grande difficoltà, perché tu sai bene che a noi ci piace uscire la mattina e tornare la sera. Quindi, sì, è stato... Poi queste giornate non aiutano, diciamo che non ti aiutano proprio. Sicuramente no. C'è una mancanza del mare che proprio... Mamma mia, ci fa sentire sempre di più. Però ecco, anche quello, al mare non siamo andati. Prima dicevi che avete ripreso, diciamo, una pizza da sport, no? Prima era nella normalità, delle cose, no? E non si dava neanche quell'importanza che stavano dei messaggi. Quella pizza, dopo 45 giorni che si mangiava solo esclusivamente dentro, che sensazione vi ha ridato? La prima non ci abbiamo dormito, questa è stata la prima, perché non eravamo più abituati a mangiare una pizza, non l'abbiamo digerita. È vero, però è stato strano, sì, è stato innanzitutto, vabbè, noi prendiamo la pizza sempre nello stesso posto, e tu già lo conosci bene. È già l'approccio del gestore che non ti si avvicina, che devi rispettare una certa distanza, chiaramente con la mascherina, non puoi andare dal pizzaiolo, cosa che magari invece prima facevi naturalmente nella nostra pizzeria, ma presumo quasi dappertutto, no? Hai un contatto, non ti dico vicino perché loro giustamente sono schermati, però puoi vedere dentro, quindi insomma è stato strano anche riavere un cartone in casa su una cosa che tu devi mangiare, però ti ripeto, per quello che dicevamo all'inizio, stiamo cercando di non farci mostri ovunque, perché sennò veramente diventa complicato. Bene, perché stare attenti, essere responsabili, ma cercare di tornare in qualche modo a una certa normalità. Piano piano. Nei tempi, nei modi dovuti, ovviamente. Un po' ce l'ha data un po' la sensazione di ritornare, no, nella normalità, il fatto di poter andare a prendere una pizza e tornare con le tre pizze a casa, ecco. Bene. Quindi praticamente dopo questa clausura forzata, no, così prolungata, in cui non è stato possibile, tra le tante cose, andare in un ristorante, quali saranno gli aspetti a cui porrete maggiore attenzione, in modo che vi facciano sentire sicuri e quindi poter passare un momento di convivialità? Beh, chiaramente, come tutte le cose, saranno tante le cose che noterai, ma anche non volendo le noterai per forza, no? Perché quando arriverai in ristorante guarderai subito il distaccamento dei tavoli, piuttosto che se ci sono, già da quando entri, se ci sono degli adesivi dove c'è scritto che il locale può essere sanificato, piuttosto che le stesse tovaglie, no, che te usi per coprire i tavoli, che sono quelle che vanno cambiate periodicamente, no? Penso ogni servizio, penso che dovrebbe essere il tutto certificato, nel mio modo di vedere. Ma sai cos'è? Secondo me questa cosa, perlomeno a me, ha fatto capire che sono delle paure inconsce, no? Quindi tu decidi consapevolmente magari di andare al ristorante, perché non è più che ci passi davanti e dici mi fermo, no? Sì. Ormai dovremmo ragionarci. Però quello che poi invece ti scatena quando sei dentro in realtà è inconsapevole. A me è successo l'altro giorno, dovendo andare a fare il vaccino, che comunque dovrebbe essere un luogo pulito, no? Sei comunque all'interno, in una branca dell'ospedale, in una parte dell'ospedale, eppure nel momento in cui ci siamo passate la penna per firmare la mia dichiarazione, insomma, della liberatoria, lì, e solo lì, io ci ho pensato. Fino a quel momento io avevo pensato, sì, vado a fare il vaccino, ci saranno altre persone, stiamo lontano, e loro quello lo hanno fatto bene, quindi stai separato, entri tutta la volta, tutto a posto, sei tranquillo. Una cosa a cui nessuno di noi ha pensato
è stato lo scambio della penna per la firma. La dottoressa non l'ha fatto apposta, le è venuto spontaneo perché da 30 anni a questa parte lei ti consegna la penna per firmare, ma era la penna che aveva appena utilizzato lei. È lì che nasce la paura inconscia. Quindi la parte complicata, secondo me, sarà e da parte del ristoratore e da parte nostra andare ad affrontare dei bisogni che in realtà sono latenti. Cioè, se è chiaro che dovremmo stare staccati perché ormai ce l'hanno ripetuto e perché ormai insomma le campagne di informazione obiettivamente sono state fatte mirate, no? Entro un metro, meglio due, allora io voglio stare a due metri, ok? Però tanti bisogni che tu, tante paure che tu hai latenti, onestamente non le sai, vedi, lui gli è venuto subito in mente. La tovaglia lì è come la mia, è la mia coperta, no? È la mia... Non so perché mi è venuto in mente adesso, perché l'altro giorno che ho ripreso a lavorare, sai che lavoro a Bologna, e quando sono a Bologna dormo in hotel, la mattina sono stato a fare colazione, è vero che c'era un tavolinetto singolo ogni due metri, ok? Però non c'era la tovaglia sopra, ed era un 4 stelle superiore, non c'era la tovaglietta sopra sti tavoli. Capisco che erano i tavolini da esterno, perché io ho preferito andare in quelli esterni per, no, perché erano, insomma, cioè, ci sono le prime belle giornate da gusto star fuori, però non c'era la tovaglietta, lì per lì non sapevo se appoggiare i gomiti e le braccia al tavolo oppure no, ecco. E poi c'è un altro tema, secondo me, tu lo fai o l'hai fatto per lavoro? Quando tu sei fuori, quando siamo fuori insieme, io devo cercare di non avere problemi, perché se no faccio la fatica e cucino in casa, capito? Cioè, bisognerebbe cercare di entrare, non è un cane, è un bambino che è Martino. Bisognerebbe trovare il modo tutti di farlo in serenità, perché altrimenti rischi di non farlo. Cioè, se c'è qualcosa che è d'impatto, anche ti ripeto, questa sarà la cosa secondo me più difficile, inconsapevolmente tu non ti squadra, e in questo potrebbe essere veramente forse la tovaglia pulita, forse il fatto che se entro, e anche lì parleremo dell'entro perché vediamo, però che ci sia una certificazione da qualche parte che quel locale è effettivamente pulito, o anche lo stesso personale, non volendo, prima ti capitava che magari uscivi e eri sporco di farina, o eri sporco di... ti c'era caduto un po' di sugo, non è perché tu sei sporco, chiaramente. Però in questo momento, o d'estate, il cameriere magari è sudato. Ci può stare, capito, che sia sudato, purtroppo. Io non lo so. In questo momento... era di pulito, cioè anche il cameriere che viene da te... Anche avere una persona, capito? Giusto, il capello giusto. Della persona, la mano della persona... Lo smalto, io tante volte ho visto smalto, cioè queste cose, se prima magari erano, vabbè, tollerate, oggi secondo me saranno una di quelle paure inconsce che non ti fa fermare. Io non lo so, se forse tu lo sai meglio di noi sicuramente, anche i vestiti dei camerieri, di quelli che fanno servizio, si lavano in lavanderia o ognuno si lava i suoi? Ma diciamo che una regola, una normativa o un processo stabilito non esiste. Logicamente lavando in lavanderia è la lavanderia che garantisce la qualità esatto. Del servizio, lavando a casa però non c'è una normativa ben precisa e definita per questo, perché secondo me sarebbe interessante, capito, nel cartello all'ingresso dove c'è scritto che tutte le tovaglie, tutti i tovaglioli, coprimacchie e quant'altro sono sanificati no, con dei prodotti che voi conoscete forse meglio di noi, anche gli stessi abiti del personale ha lo stesso processo. Sì, sono d'accordo, ovviamente questo comporta un costo maggiore, però in questo momento non dobbiamo, cioè tutti in qualche modo stiamo cercando di ridurre i costi, perché è normale. Però i costi li dobbiamo ridurre dove possiamo, in questo momento dal punto di vista della sicurezza non dobbiamo guardare i costi. No, ma, ma io ti ho detto, Ale, io forse spenderei anche di più per andare in un posto dove, no? Dove sai che ci sono tutte quelle... Ma perché puoi stare tranquillo. Visto proprio che andiamo verso l'estate, vorrei capire una cosa.
sicuramente per una questione di sicurezza si andranno a privilegiare quelle strutture che hanno la possibilità di far mangiare all'aperto. Ritenete che questo aspetto possa condizionarvi nella scelta del ristorante oppure no, non so. Guarda, questa scelta ci ha sempre condizionato, anche prima, se c'era il posto, soprattutto d'estate, se c'era il posto per mangiare fuori, era un papabile e possibile posto, un locale dove andare. E nel momento in cui non c'era, difficilmente la Vale la porti dentro un ristorante a mangiare al chiuso. No, quindi, diciamo che adesso però diventa una... Sì, sì. Secondo me diventerà una condizione. Adesso ancora più di prima, no? Nel senso che comunque sia, per quanto puoi stare distante, all'interno sei sempre all'interno, quindi anche il cameriere, no? Fa sempre lo stesso giro. Poi adesso sembra che li demonizziamo, però sono loro che sono a contatto con tanta gente. Sì. Stare all'esterno, poterci stare abbastanza tranquillamente, già hai fatto forse il 50% del lavoro, perché comunque la vicina, stare a 2 metri, al chiuso, stare 2 metri all'aperto non è la stessa cosa. No. Cioè, forse all'aperto puoi ridurre anche un po' le distanze, perché comunque parliamo, c'è l'aria e questo aiuta, no? Stare chiusi fai fatica a pensare di poter stare tranquilli. Quindi probabilmente con l'aperto, sicuramente l'aperto ha dei punti in più. Lo aveva prima perché è estate, ma oggi lo ha proprio a livello, insomma, di sicurezza. Prima era un piacere, estate vuoi star fuori, però effettivamente non ci sarebbe stato nessun problema a star dentro. Oggi secondo me si dovranno attrezzare, chi può, mi viene da dire, perché magari, insomma, o andranno magari a rubare degli spazi dei parcheggi, non lo so, ma più che rubare, sto pensando. Sembrava, no? Che proprio le giunte comunali, a Milano ad esempio, l'hanno già fatto. Ah, okay. Hanno già dedicato i parcheggi, hanno ridotto le carreggiate proprio per dare i parcheggi ai locali, in modo tale che potessero sfruttare l'esterno con dei tavoli, e poi per promuovere anche quella che è tutta l'ecosostenibilità dei movimenti, quindi con le biciclette, sì, piste ciclabili e quant'altro. No, diciamo che fuori è un'altra cosa, chiaramente. Da noi non è così, perché noi siamo a Fossombrone, quindi il paesino non è come Milano, però ecco. Infatti, se vogliamo trovare un punto diciamo positivo, è proprio il fatto che siamo in primavera, stiamo arrivando all'estate, abbiamo la possibilità di sfruttare questa situazione. Cerchiamo di trovare delle condizioni per aiutare tutti e quindi poterle sfruttare. Questo dà l'opportunità anche a chi magari di solito non ce l'ha, o per i costi, o perché anche proprio di ritagliarsi uno spazio fuori, anche magari effettivamente dove prima non era previsto, no? Ci sono dei locali che magari, perché non è facile trovarli un fuori, perché c'è tutta una normativa anche. Sì. Quindi anche un po' andare in deroga a quello che potrebbe essere, perché sicuramente gli aiuti, ti ripeto, un po' perché estate, ma un po' perché obiettivamente ti fa star più tranquillo. Cioè, a parità, se ne hai uno chiuso e uno fuori, per forza scegli quello fuori, secondo me. Certo. E ma se quello fuori ha finito i posti perché non può mettere tanti tavoli, tu rischi di non andare. Quindi magari anche cercare di fare delle turnazioni, magari cercare, mi viene in mente anche il fatto che fino adesso, bene o male, al ristorante ci avevi l'orario da mezzogiorno alle 2:30, 3 già in piena estate era difficile trovare. Anche meno. Magari prolungare dove è possibile, perché ovviamente non tutti i posti creano questa possibilità, ma magari per cercare di servire più persone possibili, inizio a servire alle 11:30 mezzogiorno fino alla sera inoltrata. Oh, guarda, sì, sì. In Europa, un po' in tutta la parte del mondo ancora di più, però c'è tutta una parte di Europa che è già così, no? Nel senso che tu quando hai fame ti siedi e mangi. Sì, sì. Cioè non devono essere né mezzogiorno né le 2. Anche le 4. Sì. Questo si ribalta e succede anche nelle aziende. Cioè solo l'Italia chiude ad agosto. Le aziende delle altre parti d'Europa tornano e stanno aperti praticamente tutto l'anno. E per quella anche a volte la difficoltà di interfacciarsi nel periodo estivo, in cui da noi c'è tutto un settore che si blocca per far spazio al turismo.
per me magari, perché io sono una di quelle che se non ci fossero orari andrei molto più, ma anche la stessa cena, cioè se io ho fame alle 6 perché ho dei ritmi di lavoro diversi o dei ritmi, mi sono uscita stamattina alle 6 andare a camminare, io voglio mangiare alle 11 e mezzo, voglio mangiare alle 6, non è mai stato e quindi non c'è mai venuto in mente, però ti dico effettivamente quando tu ti muovi in giro per l'Europa fai così. E quando gli stessi stranieri vengono nelle nostre, parlo di capitali, quindi come può essere Roma o Milano, Roma già lo fa, Roma se ti siedi alle 4 ti danno un piatto di pasta, perché sanno che lo straniero è così, perché è abituato così. Questo chiaramente ti permette di ruotare, però calcola che c'è anche un altro tema, succede quando tu vai con la tua famiglia, ed è questo che succederà, noi probabilmente riandremo al ristorante con la nostra famiglia, mentre prima andavi al ristorante con gli amici, con la famiglia magari mangiavi più in casa e con gli amici ti trovavi al ristorante. Oggi ci dovremo abituare che invece si andrà al ristorante anche col proprio nucleo familiare, perché così ci hanno insegnato, e quindi lo potrai fare a qualsiasi ora, cioè se tuo figlio ha fame alle 6 glielo dai, esatto, capito? Quindi sì, questa potrebbe essere un'idea. Grazie infinite per avermi dedicato un po' del vostro tempo, che so benissimo per esperienze personali che con due bambini non è mai abbastanza. Vi mando un abbraccio. Grazie Ale. Speriamo veramente di vederci presto. Speriamo di andare a mangiare una pizza il prima possibile. Insieme ce la faremo. Ciao Ale, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao.